Eccoci qui ragazzi in questo nuovissimo video, qui con voi è il vostro Nico dei Pokémon. Benvenuti ai nuovi iscritti e bentornati a chi ci segue sempre. Quest'oggi, questa settimana, ricominciamo alla grandissima con un mazzo davvero molto divertente da giocare, ma a volte anche un po' difficile da giocare, ovvero stiamo parlando del Blissey V, 250 di vita, ma tanta voglia di combattere. Andiamo a vedere subito il mazzo in questione. Ed eccolo, Blissey V250 di vita di tipo incolore. Anche lui ha una sua alternative art, o meglio, anche lei ha un alternative art, e ha, oltre a un attacco che dice che con un incolore, esplosione gioiosa, 10 più, questo attacco infligge 30 danni in più per ogni energia assegnata a questo Pokémon. Se inflitto dei danni con questo attacco, puoi assegnare a questo Pokémon fino a 3 carci energie dalla tua pila degli scarti. Quindi, cosa vogliamo fare noi? Energie negli scarti e attacchiamo con Blissey. Anche l'abilità di questo Blissey non è niente male, ovvero se gli assegniamo un'energia, ci annulla qualsiasi condizione speciale. Ma come assegniamo nel miglior modo l'energia a questo Blissey per attaccare oltre al suo attacco? Abbiamo in combinazione il nostro Porygon Z, che dà, grazie alla sua abilità codice installabile, durante il tuo turno, prima di attaccare, puoi assegnare a uno dei tuoi Pokémon una carteggia speciale dalla tua mano tutte le volte che vuoi. Quindi abbiamo già visto Porygon Z in altri mazzi, ovvero Cramorant o quant'altro. Quindi sappiamo benissimo le grandi potenzialità di Porygon Z. Abbiamo una linea 3-3 di Porygon e Porygon Z, e poi non può mancare in un mazzo che scarta e si carica energia un fantastico Cramorant, che ci permette con 3 energie in colore di fare 160 danni a un Pokémon qualsiasi dell'avversario. Col Cramorant a volte andremo a chiudere le partite grazie ai KO in panchina, quindi non poteva mancare. Poi, come consistenza, abbiamo l'1x di Crobat, che ci permette di pescare fino a 6 carte in mano. Abbiamo l'1x di Kricketune, che è stata un'aggiunta davvero fondamentale in questo mazzo, perché a volte ci troviamo senza carte in mano. Grazie all'abilità di Kricketune, che se sta in panca ci fa pescare fino a 3 carte, mentre se ce l'abbiamo attivo ci fa pescare fino a 4 carte. Quindi è sempre un riciclaggio, un pescaggio di carte che non è davvero niente male. Poi abbiamo l'1x di Dedenne, che ci permette di scartare la nostra mano e pescare 6 carte. Ancora per poco, insieme al Dedenne, avremo anche il Mew, che ci permette di proteggere i nostri Pokémon in panca. Per far evolvere subito il nostro Porygon, abbiamo il 4x di caramelle rare, e come in qualsiasi mazzo evoluzioni e con tanti Pokémon, abbiamo sicuramente bisogno del 4x di comunicazione Pokémon. Poi abbiamo l'1x di timbro reset, che può essere fondamentale diciamo nell'endgame. Abbiamo il 4x ovviamente di Velox Ball per andarci a prendere i vari Pokémon base, ovvero Blissey, Porygon, Cramorant e quant'altro. Una Chaotic Swell, che magari ci troviamo ad affrontare la famigerata stadio che ci blocca le abilità e noi vogliamo fare Crobat o Dedenne, noi abbiamo la Chaos che ci permette di fare tutto ciò. Nell'eventualità possiamo mettere anche la fantastica Labirinto Meraviglioso, che dice: gli attacchi dei Pokémon non tipo folletto, sia tuo che il tuo avversario, costano uno in più. Voi dite: neanche io ci chiamo folletto. Bene, ma noi attacchiamo anche con solo un'energia. Quindi con 2 energie su Blissey noi stiamo già alla grande, perché la maggior parte dei Pokémon che sono nel meta adesso attaccano con 2 o 3 energie. Quindi gli andiamo ad aumentare il loro attacco di un'energia. Quindi anche questa carta può essere molto forte. C'è l'1x di Anemone, per magari quella volta che ci manca giusto la caramella rara o la Mega Ball o l'evoluzione, grazie all'Anemone possiamo andarla direttamente a prendere. Come allenatori abbiamo l'1x di Boss per andarci a prendere il KO che vogliamo su qualsiasi Pokémon dell'avversario.
4 per ricerca accademica, anche molto fondamentale per scartarci le energie, 3 per di Mary per dare anche un po' di fastidio al nostro avversario, 3 per di mantello della tenacia che fa arrivare il nostro caro Blissey a 300 di vita, dato il suo 250 più 50, il 2 per di palloncino che ci permette di ritirare qualsiasi cosa noi abbiamo nel mazzo, e una sortita scelta di energie speciali. Energia fortuna che ogni volta che ci danneggiano o mettono KO, peschiamo 2 carte. 4 energia potente che ci dà il boost di 20 danni in più al nostro Blissey. 2 energie debolezza contro i vari Urshifu, questa è stupenda. 4 energie cattura per andarci a sistemare la panca e tutti i Pokémon che ci servono nel nostro campo, è il 4 per di ricerca di energia riciclo che non può mancare perché ci ritorna in mano. Quindi cosa vogliamo fare con questo mazzo? Principalmente vogliamo benciare un Blissey e un Porygon. Se noi riusciamo subito a evolvere il Porygon Z e abbiamo tante energie speciali in mano, possiamo fare grandissimi attacchi con il Blissey. Possiamo anche scartare almeno 3 energie ogni volta per turno, così che il nostro Blissey col suo attacco se le vada a caricare da solo. Io direi la spiegazione del mazzo, diciamo, è stata abbastanza chiara. Andiamoci a vedere con precisione cosa fa questo mazzo con qualche bella partita. Troviamoci in avversario trovato, e siamo contro Renozer. Noi in questo mazzo, sia che iniziamo per primi che sia che iniziamo per secondi, ci potrebbe andare bene. Dobbiamo solo avere una mano decente. Quindi se iniziamo per secondi andremo ad attaccare subito con il nostro Blissey, magari se abbiamo anche delle energie negli scarti ancora meglio. Mentre se attacchiamo per primi, come in questo caso, andremo a mettere subito un Porygon in panca, così da farlo e diventare subito un Porygon Z. Una mano niente male, direi. Abbiamo un Cramorant, un palloncino, ma non abbiamo... Io a questo punto metterei l'energia riciclo qui, andrei a fare Crobat. Ok, e abbiamo trovato anche il Porygon. Scarterei l'energia per andare a prendere il Blissey e passiamo il turno. Niente male come inizio, ragazzi, davvero niente male. Staremo giocando contro un ADP? Vediamo, per il momento abbiamo davanti un Moltres. E infatti eccolo qui, ADP. Se noi riusciamo a trovare una caramella rara come top pescata, possiamo già far evolvere il nostro Porygon Z. Il nostro avversario ha già un ADP con un'energia addosso. Si scarta la buio per andarla a recuperare col suo Moltres. C'è anche Zapdos. Zapdos ci fa del male se noi mettiamo un altro Pokémon V in campo. Quindi, cosa fondamentale, mettere energia debolezza sul nostro Blissey. Pregio Polper. Si prenderà un Mewile. Vuole provare a vedere se ho un altro V da mettere in campo per farmi KO con Zapdos. Vediamo. No, si prende un altro Dedenne che non potrà usare fino al prossimo turno. Si carica l'energia con l'abilità di Moltres e passa il turno. Ok, purtroppo non abbiamo trovato l'energia che volevamo. Ma a questo punto io farei Bosco Smeraldo per scartare l'energia, dato che ce l'abbiamo, e andrei a fare un Mary, anche per togliere un po' di carte al nostro avversario. C'è la caramella rara, ma non c'è il... non c'è l'evoluzione, quindi io farei attacco di Cramorant,
per prenderci un Porygon Z e magari anche un'altra. Noi non abbiamo neanche il mantello sul nostro Blisse, quindi la scelta andrà sul mantellino. Come vedete, Cremorant è anche molto utile col suo attacco, che ci permette di cercare fino a due carte dal nostro mazzo. Quindi non è andata proprio male. Ci beccheremo purtroppo un ok, non è un problema perché possiamo ritirarlo con l'energia riciclo. Ci prenderemo il GX di ADP, ma se noi riusciamo a caricare abbastanza energie sul nostro Blissey con Porygon, potremmo anche metterlo KO, ma ci deve andare bene. Boss su Blissey, ok, va bene, facciamo evolvere subito Porygon. Mantellino su Blissey, ricerca accademica, ma non abbiamo abbastanza Pokéball, cioè non abbiamo abbastanza energie, perché ho detto Pokéball non si sa. Mettiamo un palloncino qui e purtroppo dobbiamo fare io mi andrei a mettere il Kriketun a terra. Andiamo ad attaccare con Blissey, non facciamo molti danni, ma almeno ci carichiamo le due energie potenti che ci permettono di fare 40 danni in più al momento. Purtroppo non abbiamo trovato tante energie con la nostra ricerca accademica, altrimenti saremmo già andati parecchio avanti. Vediamo, Boss Order purtroppo sul nostro Kriketun. Il nostro avversario è già molto più avanti di noi, molto probabilmente questa partita purtroppo la perderemo, anche se abbiamo iniziato davvero davvero molto bene. Al secondo turno già avevamo un bel Porygon Z, ma purtroppo avevamo poche energie. Vediamo cosa riusciamo a fare. Io addirittura metterei il Cramorant davanti. Sì, 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 farò proprio così. Metterò Cramorant davanti. Sì. Lo ritiro, così mi vado a recuperare quell'energia. Assegno l'energia al nostro Blissey. A questo punto metterei l'altro Blissey e farei ricerca accademica. Togliamo un po' di carte al nostro avversario col timbro reset e andiamo a sistemarci queste altre due energie sul nostro Blissey per fare un totale di 230 danni. Se il nostro avversario ci farà boss sul Crobat, noi abbiamo perso già la partita. Purtroppo contro l'ADP abbiamo dei seri problemi, a meno che non riusciamo subito a attaccarlo e a rendergli il tutto difficile. Ma come vi ho detto prima, purtroppo non abbiamo trovato abbastanza energie per attaccare. Eldegoss per boss. E niente, il nostro avversario ci dice bella mossa, noi diciamo bel mazzo, e questa l'abbiamo persa. Io direi di non perdere altro tempo e andiamoci a trovare un altro avversario. Avversario trovato, e siamo contro Imopara. Salve signorina o signor Iopara. Andiamo col lancio della moneta che deciderà il nostro avversario. Per noi va bene perché ogni volta siamo indecisi. Perfetto, inizieremo per secondi, quindi la prima cosa da fare è attaccare col nostro Blissey. Ora, noi abbiamo due possibilità, ovvero o mettiamo l'energia cattura e ci mettiamo
ci mettiamo il nostro polygon a terra, oppure andiamo di energia potente e andiamo a fare già 50 danni sul nostro avversario. Siamo contro un mad party, era da tanto che non si vedeva per colpa dello spiritum che annulla, non mi ricordo se blocca o annulla, i Pokémon negli scarti avversari. Però per il momento non abbiamo, quindi ok, possiamo permetterci di fare così: energia potente su Blissey, andiamo a fare communication sul Porygon Z per mettere Porygon, mettiamo l'altro Blissey, solo che se noi andiamo a mettere adesso questa non possiamo attaccare, quindi facciamo ricerca accademica, così abbiamo un'energia negli scarti, mettiamo l'altra energia negli scarti e a questo punto andrei a prendere anche un bel Kricketun. L'altro Blissey per ora non lo mettiamo e io farei 60 danni e ci mettiamo due energie addosso a Blissey. Anche questa partita non è iniziata affatto male. Al prossimo turno, se il nostro avversario non ci cambia la mano, possiamo fare communication sul Blissey, prenderci Porygon Z e farlo subito evolvere. Il nostro avversario Levelbull per prendersi giustamente il suo Poltergeist da fare evolvere. Si scarta un Dedenne e pesca due carte. Fa evolvere Cincino. Abilità di Cincino, scarta un'energia doppia, aia, per pescare ancora due carte, e va a Roma, farà evolvere ancora il suo Poltergeist, anzi no, prende Mr. Rhyme di Galar, avrà già ricerca accademica, ok, sta incrementando di tanto i suoi danni, è già arrivato a 100 danni in totale, che può farmi. Ci sono parecchie liste in giro di Blissey, c'è anche quella con l'iperpozione che scartavi due energie e ti curavi di 120, c'era anche quella di Aicaterpie che con gli indidi e l'Articuno che non era male, però questa che sto giocando io adesso è praticamente quella con cui mi sono trovato meglio, possiamo dire, quindi... Purtroppo questa lista ha mancanza di cure, anche se secondo me dovrebbero esserci per dare il meglio, però se la cava con i mazzi diciamo un po' più grossi. Come avete visto, con ADP abbiamo dei problemi e con i monopremio abbiamo dei problemi, quindi secondo me questo mazzo darà il meglio di sé post rotazione, ovvero tra pochissimo tempo praticamente, anche perché ad agosto avremo la rotazione, ovvero tra qualche giorno. Io metterei Cremorant a terra, farei ricerca accademica. Purtroppo ancora non abbiamo trovato il mantello dell'audacia, quindi io vorrei fare il tutto e per tutto per andare a pescare un'altra carta almeno con il nostro Kricketun. Niente, energia cattura che ne assegniamo all'altro Blissey, anche perché ci bastano tranquillamente queste energie per mettere KO il nostro avversario. Ora il nostro avversario è arrivato a fare 140 danni. Se non butta nient'altro a terra, noi resistiamo
ad un altro attacco, ma se va a eliminare un altro Pokémon, come ha appena fatto, riesce a buttarci giù il Blissey. Purtroppo non abbiamo trovato il mantello della tenacia, altrimenti avremmo resistito a un altro attacco di Poltergeist. Vediamo se magari riusciamo a trovarlo con la prossima pescata, sarebbe molto di aiuto. Per il momento il nostro avversario ha solo un Poltergeist e un Bunnelby a terra, perché due li ha scartati. Vediamo un po' come si evolve la situazione. Bunnelby ancora, lo bencerà a terra. Ricordiamo che ha anche già due energie doppie negli scarti. Se noi buttiamo giù quest'altro Poltergeist, lui avrà solo un'altra energia duplice per attaccare. Quindi, e infatti, ci butta giù il Blissey, ma se noi gli buttiamo giù questo... questo Poltergeist, lui avrà solo e soltanto un'altra energia doppia. Quindi io direi di andarci a mettere un altro Blissey a terra. Noi addirittura al prossimo turno potremmo pensare di fare Cramorant. Io assegnerei una al Cramorant e una al Blissey. Pescherei due carte con il nostro Kricketun, Velox Ball su Velox Ball. Per il momento non prendiamo altro, ovvero prendiamo questo ma non lo usiamo. Carichiamo la seconda e attacchiamo con il nostro Blissey. Ora il nostro avversario ha solamente... ci carichiamo ovviamente le tre energie che avevamo negli scarti. Il nostro avversario ha solamente una energia duplice in mano e due triple, ovvero le triple con i Bunnelby praticamente gli sono inutili, ma l'unica doppia che ha potrebbe attaccarci. Vediamo se il nostro avversario riesce a mettere un Sinistea, e ha due Sinistea e un Poltergeist nel mazzo o nei premi, non lo sappiamo. Vediamo se riesce a trovare l'energia che gli serve per attaccare. Ordine del capo e ci mette Kricketun davanti. Sicuramente non avrà trovato l'energia per attaccare. Tavola da inversione. Corno. Ok, ci rimette un Blissey. E passa il turno. Io direi di non aiutarlo, ma fare ricerca accademica. Per fortuna abbiamo trovato l'energia riciclo e anche l'energia fortuna che assegneremo a Blissey. Mettiamo i due mantelli sui due Blissey e io ritirerei. Prima di ritirare farei una bella cosa: communication su Blissey, vado a pescare tre carte con il nostro Cricket, dato che ce l'abbiamo davanti, ritiriamo, mettiamo Cramorant e ci andiamo a fare 160 sul dell'anni avversario. Ci prendiamo due premi grazie al nostro Cramorant, e se il nostro avversario non riesce a trovare l'energia per attaccare in questo turno, noi possiamo fare un altro attacco di Cramorant e andare a mettere KO. Timbro reset. Questo timbro reset è davvero fastidioso.
davvero molto fastidioso. Festa dei matti, Cremorant KO, ma il nostro avversario non ha più energie, quindi gli buttiamo giù il Bunnelby con la sua ultima energia doppia e adesso lui non può più attaccare con i suoi Bunnelby. Mette un po' tardi Sinistea a terra, doveva metterlo al turno precedente. Ordine del capo e passerà il turno. Velox Ball. Noi al prossimo turno, niente, avremmo fatto dei danni per pescare il più possibile per andare a trovare l'energia che ci serviva. Bene ragazzi, come avete visto, nella prima partita, se riuscivamo a trovare subito energie, avremmo messo anche giù l'ADP. Ma nella seconda partita, magari per qualche errore anche del nostro avversario, che ha scartato parecchie energie, siamo riusciti a portarcela a casa anche grazie al nostro Cramoran. Io direi che per questo video è tutto. Come vi dico sempre, provate il mazzo, modificatelo come a voi riesce a giocare al meglio. Direi che per oggi è tutto. Vi ringrazio ancora una volta per aver visualizzato il mio video. Iscrivetevi e lasciate un like se vi piacciono i miei contenuti. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!